Cari amici, ben trovati. Oggi sono molto arrabbiato. Voi vi chiederete perché sono molto arrabbiato. Sono molto arrabbiato ed offeso, soprattutto per come voi, cittadini, continuate ad essere trattati da certi arroganti, da certi politici, soprattutto in vista delle elezioni. E mi riferisco soprattutto a quei cittadini dei comuni che dovranno recarsi alle urne per ridare fiducia ai propri amministratori, eleggendone i consiglieri. Questa volta i cittadini, se vogliono seguire un modesto consiglio, devono essere molto prudenti. Soprattutto devono ponderare con attenzione i personaggi ai quali riverseranno la loro fiducia, la troppo certe volte mal riposta fiducia che meritano costoro. Purtroppo non bisogna più fidarsi di nessuno, questa è la parola d'ordine. Noi dobbiamo dire basta. Dobbiamo cercare di creare un qualche cosa che venga proprio da noi, dal popolo, dai cittadini. Ce la facciamo? Sì, ce la dovremo fare questa volta. Non dobbiamo farci più fregare, non dobbiamo credere più alle promesse, non dobbiamo più essere accondiscendenti nei confronti di certi personaggi che stanno rovinando i nostri territori, facendosi i propri interessi. Io mi chiedo come mai Colleferro, mi chiedo come mai Valmontone, mi chiedo come mai altri territori ancora debbono dare spazio a taluni personaggi, mentre vengono ancora ad investire sui nostri territori promettendoci mari e monti, ma in realtà facendosi solo i propri affari. E che affari? I politici che vengono presi da certi gruppi di potere come punti di riferimento per spianare la strada, fanno quasi da, direi, da apripista. Noi non li dobbiamo più aiutare, non dobbiamo più consentire di mandarli al potere. E dobbiamo scegliere personaggi in grado di ricacciare questi personaggi e di attuare una nuova politica del territorio basata sulla realtà dei fatti, i tempi delle favole. La Befana non crede più a nessuno. Quindi non, se noi sentiamo dire da un politico migliaia di posti di lavoro pronti, investimenti a destra o a manca, ma poi a conti fatti non c'è più lo sviluppo. Non c'è più la programmazione giusta che possa portare veramente a una stabilità occupazionale. Vedete, l'economia è quella che dopo fa da cartina tornasole. La crisi c'è, si avverte, non solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello locale e soprattutto in quei posti che per vocazione storica sono sempre stati abituati a lavorare con il sudore della fronte, con l'onestà, con l'ingegno e la grande capacità delle nostre maestranze. Colleferro ha una storia secolare in questo senso. Ora vedere che con grande arroganza, come se fosse loro dovuto per chissà quale patto scellerato con chi che sia, vengono, piombano dal nord Italia, dal sud Italia, gruppi industriali che in barba alla salute dei cittadini continuano a fare il bello e il cattivo tempo. Tanto Colleferro è una città dei veleni, chi più ne ha più ne mette. Continuiamo a mettere sopra fabbriche, continuiamo a mettere industrie che poi non piacciono ai cittadini, che devono solo subire le prepotenze senza avere nessun potere di scelta e di veto, questo è il grave della situazione.
Allora, proprio adesso che ci sono le elezioni, voi vi domanderete che cosa possiamo fare? Dobbiamo essere forti, dobbiamo essere abbastanza incisivi nel portare avanti la nostra sacrosanta battaglia, soprattutto per il futuro dei nostri figli, della salute, limitando i danni e cercando a poco di ricacciare indietro quelle fabbriche che ancora continuano imperterrite ad inquinare. Lo sappiamo tutti, al di là delle parole, al di là delle giustificazioni. La salute è la cosa principale, ma questa salute deve anche essere tutelata, deve essere salvaguardata. Non possiamo ancora restare fermi e subire queste prepotenze. In barba di che cosa? In barba a tante false promesse. Quando poi le assunzioni alla fine, se ci sono, si rivelano scarsissime, poche decine di unità, peraltro precarie, come è avvenuto con altre industrie. Vedi il Gaia, per esempio, che a quell'epoca servì da grande serbatoio di voti e che dopo si è rivelato un grande fardello, un grande flop, ancora in fase di soluzione. Mentre i dirigenti non sentono questa crisi che sentono gli operai e i lavoratori. Ma questo è un altro discorso di cui parleremo in un altro editoriale. Con Lefero e altri territori, Valmontone, Segni, eccetera, eccetera, devono svegliarsi da questo letargo, una volta per tutte. Ecco perché nelle prossime elezioni amministrative i cittadini non solo devono riflettere, ma devono essere combattivi, devono essere risolutivi. Chi votare? In molti se lo chiedono. Non è facile, perché chi era veramente appassionato della politica, l'onesto della politica, oggi dice: ma chi me lo fa fare? Chi invece può trarre ancora un tornaconto personale si butta facilmente in questa mischia, in questa bolgia infernale, per trarne il vantaggio alle spese del cittadino. Questo è un dato obiettivamente inconfutabile. Allora parliamoci chiaro una volta per tutte. Io vi do un consiglio, prima che sia troppo tardi: non date più retta a nessuno, cercate di portare avanti delle nuove liste civiche, anche tante, e poi mettetevi insieme. Dovete essere sganciati però dal potere e portare avanti una battaglia che sia in grado di far vincere l'elezione, le elezioni amministrative in questi comuni, per poter amministrare le vostre città con grande onestà, con grande spirito democratico e soprattutto senza dare spazio a chi vuole sfruttare i nostri territori. Ce la faremo? Mettetecela tutta, vi prego, altrimenti dovremo passare altri anni ancora a chiedere, a chiedere, a chiedere, a sperare, 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 vivere di aria finita e di pericoli, mentre gli altri continuano a fare il proprio comodo. Li conosciamo questi personaggi, non ci nascondiamo dietro un dito. Da buon intenditore, poche parole. Sono molto arrabbiato. Arrivederci.